Ci sono momenti speciali nella vita, in cui devi chiudere gli occhi e immaginare il tuo futuro. Scegliere la scuola di specializzazione è uno di quei momenti, perché è lì che passerai 5 anni ed è lì che diventerai il professionista, ma anche la persona che curerà e si prenderà cura dei pazienti che incontrerai. Oggi ti vogliamo presentare la scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. I luoghi che frequenterai, le persone che incontrerai. Ti vogliamo far conoscere i reparti in cui entrerai, le opportunità che avrai di apprendere, fare esperienza, arricchirti di conoscenze ed emozioni. Vieni con noi. Salve ragazzi, mi chiamo Antonio Gasbarini, sono professore ordinario di medicina interna e ho l'onore di dirigere la scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. In questa breve serie di video vi vogliamo presentare la nostra scuola di specializzazione, che ha innanzitutto l'onore di far parte della grande rete formativa dell'Università Cattolica, che come sapete è un'università con 12 facoltà che sono sparse in varie sedi d'Italia. La Facoltà di Medicina ha sede a Roma, all'interno del campus del Policlinico Gemelli, che è una grande struttura ospedaliera, in questo momento è considerato uno tra i migliori ospedali italiani e che fornisce tutte le strutture organizzative e assistenziali in grado di formare dei bravi internisti. La nostra scuola ha voluto seguire nella sua struttura, e vedrete in questi video, un modello che permette la formazione ottimale dell'internista del futuro. E nel particolare abbiamo diviso la nostra scuola in una fase iniziale, che possiamo chiamare un po' di rodaggio, in cui i ragazzi subito entrano a contatto con le grandi complessità dei reparti di medicina interna. Infatti al primo anno, vedrete, soprattutto ci si occupa di gestire i malati al loro arrivo dalla rete della medicina d'urgenza. Successivamente si entra sempre più nella specialità seguendo i due grandi filoni che la nostra scuola vuole sviluppare. Sapete infatti che l'internista deve saper fare tutto, ma poi, per essere veramente efficace sul territorio, deve fare qualcosa un po' meglio del tutto. Nel mondo moderno non si può pensare di fare tutto al massimo livello, però l'internista deve avere una base molto solida. Quindi, dopo la prima fase formativa, si entra, diciamo, nei vari ambulatori che caratterizzano la scuola. E li vedrete, dagli ambulatori di diabetologia, agli ambulatori di malattie cardiovascolari, agli ambulatori di epatologia, di pancreatologia, agli ambulatori di angiologia e di ipertensione arteriosa. In qualche modo diamo una formazione completa. Formazione completa dell'internista, che però non può esulare dalla semeiotica del 2022 e del 2023, che è una semeiotica fatta di mani, perché la nostra è una scuola che in qualche modo si vanta di dare una preparazione che parte dal passato e arriva al futuro attraverso l'ecografia, che è in qualche modo la semeiotica dell'internista del futuro. Non è un caso che la nostra scuola dedica molto tempo a formare con l'ecografia i nostri internisti. Nel particolare abbiamo 2 turnazioni ecografiche, di cui siamo molto fieri, fatte su un'ecografia dell'apparato digerente e sull'ecografia angiologica e cardiovascolare. Successivamente i ragazzi entrano in uno dei 2 grandi percorsi, che sono quelli dell'apparato digerente, delle malattie epatobilio-pancreatiche, del malassorbimento, delle malattie infiammatorie croniche intestinali, delle malattie del fegato e dell'esofago, o nel grande mondo del cardiovascolare, della diabetologia e delle malattie dismetaboliche. Di fondo, con questi 2 indirizzi, i nostri ragazzi, oltre a essere internisti, hanno possibilità di andare sul territorio e sviluppare una macro specializzazione. La parte finale della scuola ha 2 caratteristiche, nel particolare un periodo breve ma intenso legato alla solidarietà. Non è un caso che noi siamo all'interno dell'Università Cattolica. Il periodo di solidarietà è un qualcosa che viene disegnato sulle caratteristiche del ragazzo. Può prevedere un periodo addirittura all'estero, in una struttura missionaria in Africa o in America Latina, o un periodo di breve di solidarietà in una struttura italiana. Questo è un qualche cosa che caratterizza la nostra scuola. E poi, parallelamente a questo momento di solidarietà, soprattutto l'ultimo anno,
abbiamo voluto dare un'impostazione molto tecnologica. Vedete ad esempio la sala in cui siamo oggi, questa è una sala ibrida, sono pochissime queste sale nel mondo, è una delle sedi formative della nostra scuola di specializzazione. Vedete che dietro di me ci sono una TAC e un angiografo, e alla mia destra una sala endoscopica ed ecoendoscopica, cioè il paziente sta fermo e trova tutto attorno a sé. E questo solo un grandissimo ospedale come la Fondazione Policlinico Gemelli dà queste opportunità ai ragazzi che lo frequentano. Nella fase finale, come vi dicevo, vogliamo sviluppare anche la ricerca. Crediamo che una delle caratteristiche dell'internista deve essere quello della curiosità, di poter fare ricerca scientifica, e diamo un lungo periodo di libertà in modo che ognuno scelga se vuole sviluppare una fase di ricerca in Italia o all'estero. Oltre la metà dei nostri specializzandi, infatti, trascorrono l'ultimo anno della loro specialità in prestigiose strutture in Europa e negli Stati Uniti con cui noi abbiamo stretti legami. Insomma, crediamo che la nostra sia una scuola di specializzazione di eccellenza che è in grado di formare l'internista del futuro partendo dalle gloriose basi del passato e della medicina interna che in qualche modo, ricordatelo sempre, non si occupa di curare le patologie degli organi, ma si occupa di curare le persone, il contesto in cui vivono e il contesto in cui sono cresciute. Insomma, l'unico modo col quale un internista deve vedere la medicina del futuro, del presente, riguardando sempre il passato. Come abbiamo capito, la medicina interna è affascinante, complessa, ti consente di approfondire diverse macro aree. Fra queste, due in particolare sono quelle di cui ti parliamo oggi. La Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore garantisce la formazione in tutti gli ambiti della medicina interna. Infatti l'obiettivo principale della scuola è quello di saper affiancare una formazione internistica a tutto tondo che prenda in carico il paziente nella sua complessità, anche una formazione di tipo sottospecialistica in diverse aree di apprendimento. In particolare, lo specializzando a seconda dei suoi interessi clinici e scientifici, nel corso della propria formazione può decidere di dedicarsi a una delle due principali macro aree che sono organizzate all'interno della scuola, che sono la macro area di malattie epatogastroenterologiche e malattie pancreatiche, che è diretta dal professor Maurizio Pompili, e l'area delle malattie cardiovascolari, che è diretta dal professor Flex, che sono i segretari scientifici della nostra scuola di specializzazione. Nell'ambito della scuola di specializzazione in medicina interna, negli ultimi due anni, quindi quarto e quinto anno, c'è la possibilità di poter approfondire argomenti di natura cardiovascolare. Per cardiovascolare intendiamo sia patologie cardiologiche, sia di natura vascolare, nonché del sistema venoso di fondamentale importanza. Nell'ambito delle patologie cardiovascolari sono previste sia turnazioni nell'ambito di unità operative cardiovascolari, come la medicina interna cardiovascolare o la medicina interna e malattie tromboemboliche, e tutta una serie di ambulatori in cui è previsto sia il follow-up di pazienti che sono ricoverati o che prendono appuntamento outpatients, quindi pazienti che prendono appuntamento direttamente dal territorio, e tutta una serie di servizi che permettono in qualche maniera di prendere confidenza con le più importanti metodiche di diagnostica di primo livello, come l'eco color Doppler o l'Ankel-Brachial Index. L'altra grande area di indirizzo della nostra scuola è rappresentata da quella gastroenterologico epatopancreatica, ed il percorso formativo degli specializzandi prevede la frequenza presso aree di degenza di gastroenterologia generale, epatologia anche riservate all'area del trapianto di fegato e pancreatologia. Il percorso formativo è poi completato dalla frequenza presso le strutture ambulatoriali specializzate in malattie infiammatorie intestinali, pancreatologia, epatologia, medicina del trapianto di fegato,
e include anche un periodo formativo in ambito ecografico internistico. La scuola, come nel caso dell'area cardiovascolare, incoraggia fortemente la partecipazione degli specializzandi ai programmi di ricerca nell'ambito della nostra area, e la frequenza negli ultimi anni del percorso formativo presso centri qualificati internazionali ad indirizzo gastroenterologico, epatobiliare e pancreatico. Attività di reparto, ambulatori internistici, rotazioni nei servizi di ecografia, tutor didattici e di percorso per una formazione personalizzata. Anche questo è la nostra scuola. L'attività clinica degli specializzandi di medicina interna è articolata a rotazioni trimestrali obbligatorie che garantiscono un'ampia esposizione ai diversi ambiti della medicina interna. La formazione del medico internista si esplica prevalentemente attraverso attività di reparto, sia in reparti di medicina interna a indirizzo generale, che in reparti di medicina interna a indirizzo gastroenterologico o cardiovascolare. Policlinico Gemelli dispone di una vasta gamma di reparti di medicina interna a cui si affiancano i reparti di medicina della rete formativa. A partire dal secondo anno le turnazioni di reparto vengono affiancate alla frequenza degli ambulatori specifici di medicina interna come la diabetologia, gli ambulatori cardiovascolari e gli ambulatori gastroenterologici. Tra gli ambulatori gastroenterologici abbiamo ambulatori che si occupano di malattie infiammatorie croniche intestinali, malattie del pancreas, malattie del fegato e del trapianto di fegato, e gastroenterologia generale e celiachia. Tra gli ambulatori invece cardiovascolari abbiamo ambulatori che si occupano di medicina interna cardiovascolare in senso più ampio, con un focus particolare sulle arteriopatie periferiche obliteranti. Abbiamo un ambulatorio che si occupa di patologie tromboemboliche, quindi il follow-up dei pazienti che fanno terapia anticoagulante sia per fibrillazione o per tromboembolismo venoso. E poi abbiamo gli ambulatori di ipertensione arteriosa e l'ambulatorio del servizio di malattie emorragiche e trombotiche. E a questi si affianca poi l'ambulatorio di diabetologia. Nel complesso, il piano formativo prevede che lo specializzando acquisisca nel corso di 5 anni delle competenze specifiche di ecografia internistica mediante la frequenza dei servizi di ecografia vascolare ed ecografia addominale. L'ecografia vascolare prevede lo studio prevalentemente dei distretti periferici vascolari, quindi lo studio sia arterioso che venoso degli arti inferiori, così come quello dei vasi epiaortici, e l'ecografia addominale è un'ecografia che si focalizza soprattutto sull'epatopatia e sulle complicanze, quindi delle patopatie avanzate, senza tralasciare però gli altri ambiti più generali dell'ecografia internistica, con un focus particolare anche sullo studio delle anse intestinali o eventualmente, laddove necessario, ecografia tiroidea o altri tipi di ecografia internistica. A partire dal quarto anno è prevista inoltre una rotazione trimestrale in pronto soccorso o all'interno della rete formativa o a livello del Policlinico Gemelli. L'ultimo anno di formazione è un anno particolare perché è un anno dedicato all'approfondimento di tematiche di particolare interesse clinico e scientifico personale, e mediante lo studio di un percorso personalizzato che può avvenire sia all'interno della rete formativa che all'esterno della rete formativa e che deve essere concordato con il proprio tutor didattico. L'attività clinica sarà all'interno della Fondazione Policlinico Gemelli, certo, ma non solo. Ci sarà anche modo di conoscere altre realtà per un percorso differenziato e una preparazione a 360 gradi. Molti ci chiedono da quali strutture è formata la rete formativa. In primo luogo dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, dove sono localizzate la maggior parte delle unità di reggenza. Poi dall'IRCCS San Raffaele La Pisana, che ci ospita attualmente presso il reparto di medicina generale, e dal Gemelli Isola di Roma, in cui i colleghi in formazione specialistica sono presenti nel reparto di medicina generale e nel pronto soccorso. La rete formativa è limitata alla singola rotazione clinica, pertanto lo specializzando è presente solamente nell'ambito dei 3 mesi che sono assegnati nella rete formativa. La restante parte della formazione clinica avviene all'interno del Policlinico Universitario. La rete formativa permette di garantire una buona distribuzione numerica degli specializzandi all'interno dei reparti, così da favorire un corretto apprendimento, e al contempo permette la conoscenza di realtà e opportunità lavorative
oltre alla quella del policlinico universitario per quanto riguarda gli specializzandi alla fine del loro percorso. Le lezioni dei docenti naturalmente sono l'attività più importante, ma come scoprirete, anche gli specializzandi diventano protagonisti e partecipano alla scelta degli argomenti, un modello davvero innovativo. La didattica frontale è parte integrante della formazione dei nostri specializzandi e si suddivide in lezioni frontali, journal club e update di letteratura clinica. Le lezioni frontali hanno cadenza settimanale e vengono tenute da professori e medici strutturati del Policlinico Gemelli. Gli argomenti trattati sono di particolare interesse per tutti gli specializzandi. Il calendario delle lezioni viene appunto elaborato dai rappresentanti degli specializzandi per fare in modo che appunto gli argomenti siano di nostro interesse. E normalmente gli argomenti afferiscono alle principali discipline specialistiche e alle branche della medicina interna e si fondano su un criterio di diretta applicabilità delle conoscenze fornite. Per quanto riguarda invece i journal club, questi hanno cadenza settimanale anch'essi, sono delle lezioni preparate dagli specializzandi stessi sulle principali linee guida e su alcuni casi clinici di particolare interesse. Vengono elaborati appunto dagli specializzandi che si troveranno poi a presentare la loro lezione ai propri colleghi e questa occasione rappresenta sicuramente un'opportunità formativa e di studio per lo specializzando stesso. E gli update di letteratura clinica invece hanno cadenza mensile, sono dei mini seminari tenuti da professori dell'Università Cattolica in merito alle principali novità in letteratura medica, come ad esempio la pubblicazione di randomized clinical trial o pubblicazione di lavori scientifici sulle principali riviste internazionali. E ora vogliamo raccontarvi le attività di ricerca che potrete svolgere affiancati dal vostro tutor, perché i percorsi previsti dalla scuola consentono anche di pubblicare i lavori più interessanti su riviste prestigiose, un privilegio straordinario. Una delle preoccupazioni dei colleghi che devono scegliere la specializzazione è la capacità di conciliare l'attività di ricerca con l'attività clinica. L'attività di ricerca è uno dei cardini della scuola di specializzazione in medicina interna ed è fortemente sponsorizzata e favorita dal consiglio della scuola. Ogni collega in formazione specialistica riceve un tutor di percorso che lo accompagna durante tutto il suo corso di specializzazione nello svolgimento di un'attività di ricerca, nella presentazione di abstract, fino alla redazione di articoli scientifici per la pubblicazione su riviste internazionali. Nel corso degli anni di specializzazione, gli specializzandi hanno il modo di partecipare a numerosi congressi di ambito regionale, nazionale e anche internazionale, soprattutto laddove abbiano dei prodotti di qualità da poter presentare. Complessivamente ogni specializzando ha modo di partecipare a circa 2 congressi l'anno e di pubblicare almeno un lavoro scientifico su rivista internazionale nel corso della sua specializzazione. Per quanto riguarda la ricerca, dobbiamo poi ricordare che con il recente decreto legislativo convertito in legge sono state abolite le incompatibilità tra scuola di specializzazione ed altri corsi universitari tipo master o dottorato di ricerca. Il consiglio di scuola ed il direttore favoriscono pertanto la partecipazione degli specializzandi al dottorato di ricerca nell'ambito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o a master di secondo livello tra tutta la offerta formativa che l'università consente di poter usufruire. In questa maniera i colleghi hanno modo di poter proseguire un percorso di ricerca clinica che sia di base o applicata e di approfondire tematiche specialistiche che siano di loro interesse. Andiamo all'estero. Ah, sì. Un'esperienza in centri di eccellenza internazionali è un'opportunità che arricchisce il vostro curriculum e che consente di conoscere realtà straordinarie e incontrare colleghi di ogni parte del mondo.
La scuola di medicina interna permette anche turnazioni internazionali in università di riconosciuta eccellenza in termini clinici e in termini di ricerca. Abbiamo già una consolidata organizzazione e collaborazione con la Thomas Jefferson University di Filadelfia, con cui abbiamo avuto un Erasmus Plus, quindi abbiamo accettato studenti, specializzandi, devo dire studenti dalla parte della Jefferson e nostri specializzandi che hanno fatto corsi di formazione dai 3 ai 6 mesi sempre in ambito cardiovascolare. Quindi la scuola di specializzazione in medicina interna favorisce queste turnazioni e queste esperienze internazionali che sono di fondamentale importanza per quanto ci riguarda nella formazione del medico specialista in medicina interna. Nel corso dell'ultimo anno della scuola di specializzazione, il mio interesse clinico-scientifico si è concentrato sull'area delle malattie gastroenterologiche, in particolare patologiche. Con il supporto del mio tutor di percorso e del direttore della scuola, ho avuto l'opportunità di svolgere un periodo all'estero, in particolare a Londra, presso il Royal Free Hospital, che è un ospedale universitario associato alla University College of London. In questi 6 mesi di esperienza ho potuto notare come lavorano i colleghi inglesi nelle malattie epatologiche, in particolare come lavora un centro trapianti e come vengono gestite presso appunto un'altra istituzione le malattie che riguardano l'epatopatia metabolica, la steatosepatica e la steatoepatite non alcolica. Accanto all'attività clinica svolta presso i reparti e gli ambulatori di tale struttura, mi è stata data anche una grande possibilità di sviluppo scientifico, quindi un'integrazione all'interno di lavori scientifici già in corso presso tale struttura e anche la possibilità di sviluppare idee e mettere in cantiere dei lavori di collaborazione tra tale centro e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che poi porterò avanti con la tesi di specializzazione. Ho avuto modo di trascorrere 3 mesi in America, nella città di Filadelfia in Pennsylvania, presso l'ospedale universitario Thomas Jefferson University. È stata sicuramente un'esperienza formativa sotto il profilo professionale, ma anche dal punto di vista umano. Ho avuto modo di incontrare persone, figure apicali, che contribuiscono alla definizione delle linee guida, nel mio ambito, nella medicina vascolare. È stata sicuramente un'esperienza diversa, sia dal punto di vista clinico che di ricerca, ma questo ha dato modo a me insieme al mio gruppo di creare una diretta connessione con i colleghi dell'America per progetti futuri di ricerca ma anche clinici. Abbiamo una biblioteca straordinaria, un luogo fisico dove incontrarsi e studiare, ma anche digitale di consultazione e approfondimento, un patrimonio a disposizione di tutti gli specializzandi. Quali strumenti ci offre l'università per la nostra formazione? Sicuramente ci viene offerto un importante ausilio che è quello del servizio up to date, nonché altrettanto importante l'accesso a numerose riviste e articoli scientifici in un database che è condiviso fra la Biblioteca di Roma e le altre biblioteche dell'Università Cattolica ed è in continuo aggiornamento. Per di più, in seguito all'emergenza sanitaria, con degli accordi temporanei, questa disponibilità di pubblicazione è stata ulteriormente incrementata. E i plessi della Policlinico Gemelli, degli istituti biologici e dell'Istituto Giovanni XXIII forniscono la disponibilità di 7 aule che sono accessibili tramite prenotazione a tutti gli specializzandi, nonché a personale esterno autorizzato. Ci piace pensare di essere un po' speciali, perché alla Scuola di Specializzazione di Medicina Interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, come ci ha detto il professor Gasbarrini all'inizio, ci occupiamo anche di medicina solidale. Esperienze emozionanti sia in Italia che all'estero vi aspettano per essere parte di una rete di cura e assistenza che siamo sicuri vi coinvolgerà.
La scuola di specializzazione in medicina interna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha da sempre un occhio di riguardo nei confronti della medicina solidale. Questo è dimostrato dalla presenza all'interno del Policlinico di un'unità ambulatoriale di degenza diretta dal professor Giovanni Addolorato, che si occupa in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio di Roma della gestione delle patologie alcol-relate e della marginalità. È altresì presente all'interno di quelle che sono le nostre rotazioni cliniche una turnazione di un mese in collaborazione con organizzazioni del terzo settore impegnate in attività medico-umanitarie sul territorio. Infine, ci sono anche le esperienze di colleghi come il dottor Valentino Calvez impegnati in attività medico-umanitaristica all'estero in collaborazione con l'organizzazione non governativa sanitaria Medici con l'Africa QAM. Sono entrato in contatto col QAM sin da quando ero studente in medicina tramite il SISM, un'associazione che riunisce tutti gli studenti di medicina d'Italia. E una volta selezionato come GPO dal QAM, come Junior Project Officer, il QAM stesso mi ha offerto un percorso di formazione davvero completo, devo dire, strutturato in 5 moduli. Un primo modulo trattava delle modalità dell'agire del QAM, un secondo modulo le modalità di gestione della salute pubblica, un terzo modulo riguardava la medicina interna e le malattie infettive, un quarto modulo la salute materno-infantile e infine un ultimo modulo facoltativo sulla chirurgia. In questo momento mi trovo all'ospedale di Tosamaganga, qui in Tanzania, e qui svolgiamo diverse attività. E prima di tutto abbiamo un progetto sulle NCDs, sulle non communicable disease, progetto sulle malattie croniche, trattiamo soprattutto diabete, ipertensione, scompenso cardiaco e cirrosi. Ritengo che sia davvero importante questo progetto perché in Africa il burden of disease di queste NCDs sta vertiginosamente aumentando. Oltre a questo svolgiamo attività di ecografia internistica sia per outpatient che inpatient. Siamo presenti nel reparto di ICU, quindi terapia intensiva, reparto medicina uomini e medicina donne. Qui vediamo soprattutto malattie infettive oppure scompensi acuti di malattie croniche, quadri che vanno dall'eclatante a quadri difficili misti. È davvero difficile, ma dall'altra parte stimolante, gestire tutte queste malattie con risorse davvero limitate in quanto a diagnostica e a terapia. In ultimo, svolgiamo delle supervisioni sul territorio, andiamo a visitare i cosiddetti health center, i centri di salute, più o meno lontani dall'ospedale, più o meno facilmente raggiungibili, a volte le strade sono davvero impervie, e, in cui svolgiamo attività di raccolta dati, di formazione e di attività clinica. Per concludere, mi ritengo davvero fortunato a vivere, avere l'opportunità di vivere questa esperienza che mi sta dando tantissimo a livello di crescita professionale, mi fa toccare con mano quali siano i problemi della salute globale, i problemi della salute pubblica e in ultimo è indescrivibile la crescita umana che un'esperienza del genere ti può dare. Vi abbiamo raccontato solo alcune delle tante attività formative, di ricerca e di pratica clinica che proponiamo a chi frequenta la nostra scuola, ma c'è un'ultima informazione che vogliamo darvi, e cioè come raggiungerci e in che zona di Roma siamo. Dando indicazioni a un giovane specializzando su come raggiungere il Policlinico Gemelli. Il Policlinico Gemelli si situa nella zona nord-ovest di Roma, in prossimità di alcune aree residenziali, tra cui Balduina, Trionfale, Torrevecchia, Cornelia. In questa zona sono presenti anche diverse aree di verde urbano, tra cui il Parco del Pineto, il Parco Monte Ciocci e la Riserva Naturale Monte Mario. In questa zona il Policlinico è facilmente raggiungibile tramite la stazione Gemelli, facente parte della linea regionale FL3, che la rende accessibile da parte di zone del centro di Roma e delle limitrofe zone urbane anche situate in prossimità dello stesso.
In particolare, la facilità di raggiungimento di questa zona è resa possibile anche tramite diverse linee autobus che giungono qui nella zona della Pineta Sacchetti e del Policlinico, appunto, tra cui il 980, la linea 446 e la linea 146. Vi aspettiamo!